Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Vigi Future, questo è Mucchio TV. Oggi siamo ancora una volta su Kingdoms Come, per chi si è perso il primo gameplay. Vi invito ad andare a cliccare sulla scheda che compare in sovraimpressione. Allora ragazzi, piccola considerazione, io già avevo fatto un piccolo gameplay prima, tuttavia devo dire che mi si è bloccato, l'ho fatto due volte si è bloccato, avevo fatto una serie di azioni, sono riuscito a salvare la seconda volta, però ovviamente tutto quello che è successo prima non l'ho potuto immortalare, perché questo è uno di questi problemi che continuano a esserci su questo gioco, ovvero il fatto che si blocca e si perdono tutte le cose che si sono fatte se non si salva. Quindi perciò io dicevo di salvare non perché non mi piacesse nello stile, non è proprio lo stile che non mi piace che non si può salvare, ma perché appunto c'è questo problema. Allora, sazietà stiamo a 90. Va benissimo, non fa niente, cominciamo da qui. Tra l'altro ci sono ancora molti dei bug che segnalavo all'inizio. Ci sta ancora sto fatto che all'ingresso del gioco, se prendo un cavallo e vado in un'altra zona, se scendo e risalgo, mi individuano e mi attaccano. Cose assurde. Che cavolo, e risolvetele. Risolvetele, perché il gioco così è veramente ingiocabile. Infatti io il cavallo l'ho rimasto all'esterno della città, proprio per evitare questo fatto. Texture che si caricano, come vedete, pure ancora mentre si sta giocando, e questo è inaccettabile. Guardate, il cavallo io l'ho rimasto qui per 2 giorni e il cavallo è rimasto qui, non si è mosso, proprio zero. Comunque, mo, vediamo se c'è qualcuno, c'è un cristiano lì sotto che spero non mi veda. Vediamo se riesco a montare a cavallo senza che mi dica niente nessuno. Wow, non mi ha visto nessuno, posso andare. Se c'è qualcuno che mi attacca e mi corre dietro, l'altro po' va più veloce del cavallo e non si stanca, proprio non si stanca per nulla. Poi scendo io e mi stanco in un botto praticamente, anche se faccio un po' di pratica e diventa più bravo, comunque si stanca. Comunque, bando alle ciance, vediamo dove sono. Allora, sono qui a Talmberg. Come vedete c'è questa icona che mi indica che qui la situazione è abbastanza buona. Per quanto riguarda invece le missioni che devo fare, missioni principali, vendetta e risveglio. Poi ci sono queste qui come missioni secondarie che posso attivare andando sopra e selezionando. Insomma, al momento però vorrei fare le missioni principali. Allora, missioni principali che sono: recupera la spada di tuo padre, trova Markvart von Aulitz e vendica ai tuoi genitori. Invece, per quanto riguarda il risveglio, recati a Pinkstein da Serradzic. Allora, vediamo un poco qua sulla mappa dove sono questi. Allora, come vedete qua ci sono già cose selezionate, qui sopra non c'è nulla. E poi giù abbiamo le missioni. Uno, riferisce a Teresa che Fritz e Matt le mandano i loro omaggi. Grande missione proprio. E poi recati da Ser Radegitz. Allora, possiamo fare il viaggio veloce e lo facciamo. Questa è un'altra cosa tediosa, però ci può stare per quanto sia tedioso, fa parte del gioco vedere l'omino che si muove, perché mentre si muove possono capitare anche cose come essere attaccati da banditi, da predoni e quant'altro, insomma, da cumani, insomma. Se durante la notte è più facile che si incontrino queste persone, durante il giorno no. Come vedete scorre pure il tempo, per quanto io sia a cavallo in questo momento e non sono a piedi, altrimenti il percorso si sarebbe risolto in molto più tempo. Viandante, vedete, mo ho trovato qualcuno. Viandante, vediamo, esamina. Vediamo questo viandante. Che cosa succede con questo viandante? Ecco, questa era una di quelle cose che succedono durante il... Vediamo che mi Please, dice. help me. Non vedo nulla. Madonna, ragazzi, che Help me, bug. somebody. Cioè, partita. Dove stai? Che vuole questa qua? Please, help
help me. Ho capito, se mi... no, non posso neanche scendere, perché se scendono, questa si accorge che ho rubato il cavallo. Quindi mi conviene lasciarlo qui dietro. Vediamo se c'è qualcuno in zona. Sembra non ci sia nessuno. Scendiamo da questo cavallo rubato, ovviamente. E andiamo a vedere che dice la donzella. Qualcuno mi aiuti? Che cosa vuoi che ti dica? Vediamo un po'. Speriamo che non mi attacca nessuno. Perché può darsi che sia una trappola. Parliamo. What happened to you? Cosa ti è accaduto? Oddio. Sir, if you Ok, se only knew, solo sapeste, you told me he'd signore, marry me. aveva promesso di sposarmi Men's not nonostante il divieto di sua forbidden, madre. and Oh, they grosso killed him. problema, l'hanno They ucciso, killed l'hanno him with massacrato quei dogs. cani e sua madre ha detto He's che a not tutti è hurting stata anyone, colpa it's mia. my Ora ho un fault. bambino e viviamo nei Now I have boschi a come child, animali. and I like beasts and Robin dogs. Hood proprio. I'm left with Non nothing but posso far safety altro on che the mendicare roadside. per strada, che Dio abbia Go to misericordia di me. Rose. Ok, che cosa vuoi da Can me? you help me, Potete sir? aiutarmi, signore, I'm una looking for moneta? you. Mi cacciano sempre dal I've villaggio, died ma from se the avessi almeno village, un but paio if di I bring cosche a nel merchant mercante to the potrebbe merchant, vendermi I'm sure qualcosa da he'll sell mangiare. me a little food. D'accordo. Ti darei qualcosa se lo avessi, dona 5 cose, perché non raggiungi i profughi di Rattai? Non ti darò nulla. Vabbè, diamoci 5 monete. Facciamoci una carità. What? Certo, ecco a Deal. te. Mo May levati. God reward you for your Possa Dio kindness. ricompensare la vostra generosità. Non so, in effetti, se questa cosa è totalmente disinteressata, un domani potrebbe tornarmi utile se mi alza la fama. Questo non lo so. Santo, vediamoci attorno se c'è qualcuno. Montiamo a cavallo, rubato sempre, e proseguiamo la nostra via. Allora, riapriamo la mappa. Devo arrivare qui. Ok, riferiamo prima sta cosa a Teresa, praticamente sta a due passi, quindi posso farla subito. Intanto c'è un bue buggato là che cammina. Cioè, rendiamoci conto. Sgomma, proprio sgomma, vum! Vabbè. Questi diciamo sono bug carini. Allora, dovrebbe essere da questa parte Teresa. Che cosa c'è qua? Un maiale per strada. Sì, un maiale, va bene. Allora, dovrebbe essere da questa parte qui, perché io vedo che là si sta spostando, quindi di qua. Entriamo qui. Devo stare sempre questo, quella è Teresa. Vediamo se posso lasciarlo qui il cavallo senza che nessuno mi venga a dare contro. Ci sembra che non ci sia nessuno, ok. Teresa cara, allora, guarda come corre, come scattante quando non si è appesantito, intanto c'è una pezza per terra. Che ti guardi, Tere? Cioè, che cosa fai qua? Boh. Vabbè, comunque. Vorrei sapere che stai matte per Fritz, ti mandano i loro saluti. Ti andrebbe una passeggiata, capisci? Con sta pioggia, proprio bellissimo. Comunque. Matthew and Fritz and Matte their e Fritz, ti mando i regards. loro They saluti. survived. Sono vivi, Dio mio, Thank che gioia! God. Non ce l'avrei fatta They senza helped il loro you. aiuto. And where did you see E them? dove li hai incontrati? In Sassau. Secondo te, a I bumped Sasso, into them in fuori Rowan dalla Tavern. locanda locale. And how are they doing? E come se la passano? Obiettivo 1, sono in salute ma non liberi da grappa, si arrangiano. Well, they're Democratico. fine. Stanno bene, poi li conosci, sanno Did you manage? arrangiarsi. I'm glad to hear Ok, they're doing intanto. well. Sono lì di sentire, vabbè, hanno debiti da pagare anche io. Ciao, ciao, siamo Me in you due. both. Vorrei sapere, no, niente, proprio ciao. Missione compiuta, vai. Ok, qua non si può entrare, la povera Teresa l'hanno chiusa fuori. Non so per quale motivo, intanto qua c'è qualcosa dentro. Vediamo se si può entrare in questa casupola. Sì, si può entrare. Fammi vedere la mia condizione di fame. Sazietà 80, quindi se mangio si abbuffa e poi diventa un problema. Questo è il mulino. Questo è il mulino dove avevo... E aspettere, non mi chiude dentro. Laviamoci perché poi capisci che quest'acqua è sporca, pioggia acida. Allora, il cavallo dove l'ho rimasto? Dio, mi sono scordato. Qua c'è la Teresa. Ah, eccolo lì il mio cavallo, a posto. Il cavallo poi non si muove. Qua non c'è nessuno, non c'è nessuno per strada, non c'è nessuno di là. Ok, andiamo sul cavallo. Ah, comodi sotto l'acqua. Allora, l'altro obiettivo che avevo è... Ah,
regati a Pirkstein da Ser Radgdix. Allora, mettiamo la X qui e richiamoci dal signor Radrich. Da questa parte penso di sì, penso che debba andare di qui. Questo cavallo va lento proprio, sto correndo, se no va così, devo rubare un cavallo che vada più veloce, troppo lento. Là c'erano una serie di qua, cosa abbiamo? Che è questo? Sì, ma è realistico che vedi sotto una pioggia di questa portata tu vai bello tranquillo che cammini per strada. Una simulazione proprio, perché nel Medioevo, ragazzi, che voi ci crediate o no, le persone camminavano proprio tranquillamente sotto l'acqua e non gli fregava niente di bagnarsi. Punto viaggio rapido, ok. Oh oh, che cosa? A giudicare da quel brutto muso tu devi essere Harry. Ma va, cosa vuoi da me? Perché il Mugnani ti ha descritto nel dettaglio, è stato anche piuttosto preciso riguardo cosa avremmo dovuto farci per rinfrescarti la memoria. Oddio, non capisco, questo mi vuole picchiare. Ti hanno curato e rimesso in piedi giù al mulino e qualcuno devi pagare. O hai battuto di nuovo la testa, non ricordi neanche questo. Beh, tranquillo, sappiamo chi sei. Ok, ma mo che cosa vuoi da me? Ah, questo si è trovato per terra proprio. Rinvia il pagamento, non pagherò per niente. Paga immediatamente. 4.000. No, no, 50, attenzione. Scusa, devo dare 50? Non ho paura di questo, dico, no, non voglio combattere. Paga immediatamente. Mi pare che devo dare... E 50? 50 ci sta, mi pare che tengo 1.000. Vabbè, paghiamo. Pagherò tutto, lasciatemi in pace. Buon per te, ora ragioniamo. Tira fuori... Cosa? Ok. Cioè, vi rendete conto, ragazzi? Cioè, questo era un cavallo rubato. Mi ha fatto scendere per l'animazione, ok? Mi ha fatto scendere per l'animazione. Poi si è ritrovato sopra, perché stava fondamentalmente sopra, e la guardia mi è venuta contro perché mi doveva catturare. Cioè, questo... Se per voi è possibile una roba del genere. Madonna, ragazzi, io questa cosa la odio. Proprio la odio. Guarda quelli come corrono. Che mi corre, che mi sta venendo dietro. Cioè, mo me ne devo scappare, ma io non lo so, guardate, ragazzi. Cioè, se è normale una roba del genere. Ho capito che sto col cavallo rubato, ma chi lo sa? Chi vuoi che lo sappia sta cosa qua? Ho fatto tanto per non farmi beccare, mi ha beccato quello con l'animazione. E come vedi, è rimasto il fatto che... Niente, mo devo... Intanto c'è un temporale della Madosca. Che cosa c'è là? Che cosa è quella qua? Oddio, un cane! Madonna, ragazzi, pensavo che era un animale di qualche tipo. Si è alzato. Da lontano sembrava... Là sotto però c'è... Cioè, sono degli accampamenti. Chissà se posso andare a dormire a casa di Teresa. Questa era casa di Teresa, se non mi sbaglio. O sbaglio? O se mi sbaglio. Vediamo un po'. Sai che non mi ricordo? Non mi ricordo. Vabbè, posteggiamo il cavallo qui. Non c'è nessuno. Vediamo un po'. Questo dovrebbe essere. Intanto laviamoci per fare bella figura. Ma bisogna sempre lavarsi per le apparenze. Se ci fosse un ingresso, magari. Ok, eccolo qua. Grimaldello. E vabbè, allora qua non ci possiamo entrare. Vabbè. Ma pure il cane si accorge che rubo, guardate. Cioè, spero di no. Ok. Casa di Teresa, dove era? E chi lo se lo ricorda? Niente, allora il mio intento è quello di andare a dormire da qualche parte, perché pure se si commette un crimine, con il tempo, insomma, certe cose dovrebbero essere, se li dovrebbero scordare, ecco, diciamo così. Non è che qua si può dormire, eh? Scendiamo da qui. Chi c'è?
Qua si può entrare? No, non si può entrare qua. Però qua si può mangiare. Il fuoco ovviamente non si spegne. Mangia dalla pentola, però vediamo un attimo. Sazietà 78, forse posso arrischiarmi a mangiare. Ok, come vede... Che cosa vuole questo? Madonna, ragazzi miei! Che? Sei uscita fuori investita da notte! Mi hai fatto cagare sotto! Madonna, ragazzi, cioè sta piovendo e quasi notte questa mi esce fuori. È successo qualcosa? Sì, è successo qualcosa, è successo che sei uscita di qua. Dormi e salva. Vorrei. Posso dormire? Posso? Te ne vai? Parliamoci, vediamo che vuole questo. Riguardo a Ratway, a Rattay, com'è la vita a Rattay? Che ne pensa la gente? Hai sentito qualcosa su questi cumani? Com'è il signor Anshu? Non lo so, instauriamo una discussione. Com'è il governatore Anush? Il vostro fagli del tutore fin quando non sarà adulto. Spero che quel giorno non arrivi mai. Sei bruttissima, signora, veramente sei bruttissima e fai paura. Senti, io concludo il dialogo e vorrei un attimo dormire, se mi fai dormire. Poi c'è qualcosa che posso fare o no. Allora, dormi e salva. Vediamo se mi dice niente la signora. Ah, ci troviamo proprio. Allora, proviamo a dormire. Proviamo a dormire 3 ore. Vediamo se mi dice qualcosa la signora. Perché questo dovrebbe essere il suo letto. Perché se no non riesco a capire questa come si è trovata davanti, tipo fantasma. Vediamo che succede. Aspettiamo sempre questa roba che va avanti. Partita salvata, olè. Perfetto. Forza. Cioè la signora poi è rimasta qua, hai capito? E sei ancora più brutta durante la notte. Guarda dove va, se mi fai passare. Vabbè, devo... Oddio, il cavallo è sparito. Ah no, eccolo qua. Cioè, mo non se ne va più sta signora. Mi servirebbe, sapete signora, mi servirebbe quel cavallo. Però ovviamente se mi vede io sono un ladro. Torcia. Ecco, bravo, vai via. Tornata dentro. Va bene ragazzi, io credo che possa bastare per questa gameplay, insomma. Se vi piace lasciate un like, lasciate un commento, fatemi sapere se vi piace questo tipo di gameplay. Io non l'ho voluto tagliare molto proprio per dare la possibilità di vedere, insomma, quali sono le difficoltà del gioco, e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao.